Tony Daga, una vittoria nel derby che è sempre molto sentita, 14-11, una partita dai due volti. Primo tempo benissimo l'Amatori Alghero, nella ripresa forse anche per il vento avete un po' aspettato il capoterra. Beh, sicuramente le condizioni climatiche il primo tempo ci hanno favorito, visto che soffriva un forte vento, diciamo, dalle nostre spalle. Secondo tempo il fatto anche di aver collezionato due gialli e avere anche vento contro ci dava difficoltà a risalire con i piedi, cosa con cui siamo molto esperti. Sicuramente è stata una partita dove alla fine la squadra che ha avuto più compattezza e fisicità, che siamo stati noi, è riuscita a strappare una vittoria meritata. Fino al 43esimo del primo tempo eravate 14-0. Questi punti sono fondamentali adesso per una classifica che inizia a sorridere. Beh, sicuramente la penalizzazione è stata cancellata nelle prime tre gare. Questo ci ha permesso oggi di comunque collezionare altri 4 punti che si vanno ad aggiungere agli altri 5 che avevamo, quindi a 9. Sicuramente le posizioni primari nella classifica sono sempre più vicino, ora speriamo anche nei risultati avversari. Sicuro partire con la prestazione è stata dura, però la squadra sta rispondendo veramente bene, si sta sacrificando al massimo per risalire questa classifica che all'inizio del campionato sicuramente era molto ispida. E il Maria Pia sempre più roccaforte, oltre un anno di imbattibilità casalinga. Sì, oltre un anno di imbattibilità casalinga, ma parliamo quasi di 2 anni fondamentalmente a livello di partite giocate in casa. Sicuramente è un campo difficile per qualunque squadra viene ad affrontarci. Noi qui comunque tra mura amica, con il pubblico anche di Alghero che è sempre più numeroso ed è più vicino alla squadra, siamo veramente una squadra ostica da battere. Tanta gente oggi a vedere questo derby, tutto tranquillo fino al finale. Ma sì, ci sta, fondamentalmente essendo una partita sentita da tutti i due club e comunque da tutto quanto il popolo della Pallovale Sarda, ci sta un po' di tensione, un po' di nervosismo. Tra i giocatori, finiti gli 80 minuti, finisce insomma la bagarre, finiscono le botte date durante il campo e sicuramente riusciamo ad avere una situazione di solidale interno ossi che spero faccia sì che si avvicinino sempre più ragazzi giovani a questo nostro sport. Domenica, nuovo turno, dove può arrivare questa Novaco? Dove può arrivare? Io, come ti ho detto inizio stagione, spero in una salvezza tranquilla prima della ultima parte del campionato e poi chissà, il campo, gli infortuni e anche i risultati diranno il resto. Marco Anversa, ex di turno, sei tornato, è arrivata una sconfitta di misura. Sapevamo il campo di Maria Pia è una dura legge per tutti in Serie A, ce l'abbiamo messa tutta e complimenti non tanto all'Alghero, ma proprio ai miei amici, perché avevo tanti amici in campo, anche se con la maglia diversa, ma avevo tanti amici oggi. Nella ripresa col vento a favore ci hai provato praticamente da tutte le posizioni, anche da 55 metri, e al 7° minuto di recupero per poco non firmi anche il pari. Sì, quando c'è vento a favore io sono uno che non si abbatte mai e ho vinto tante partite all'ultimo minuto e a volte le perdo anche all'ultimo minuto per un calcio, ma tutto viene da, come sempre dico, il lavoro della squadra che fa un lavoro incredibile. I nostri avanti oggi sono stati fantastici, ci è mancato proprio di concretizzare le azioni che abbiamo creato, ma siamo fiduciosi, siamo fiduciosi. Tanti amici in campo, sicuramente però agonismo per 80 minuti, come spieghi il nervosismo nel finale, subito dopo il fischio finale dell'arbitro? Questo è derby, questo è rugby, e quello che è successo dopo non lo so, perché io per primo non sarei mai andato a creare scompiglio in quello che per un po' di tempo è stata casa mia, quindi non so cosa sia successo e sinceramente non sono neanche interessato a saperlo, perché preferisco andare al terzo tempo adesso e bermi una birra con gli amici. Questo è rugby.